Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. Analizzare lo statuto del mito nel discorso perennialista significa fornire la ragion d'essere e le funzioni storico-culturali profonde di questa corrente di pensiero. Prima ancora che una visione del mondo, il perennialismo può essere infatti considerato una specifica visione della storia, che si rivela al tempo stesso un'elaborata operazione di mitopoiesi applicata all'insieme della civiltà occidentale. In sintesi, questa visione poggia su due idee: quella della decadenza dell'Occidente moderno e quella, correlata e speculare, di una tradizione primordiale, deposito perenne di sapienza spirituale di origine non umana, che all'umanità sarebbe stata affidata in tempi antichissimi e che, nel corso della storia, sarebbe andata dispersa e dimenticata, ma di cui sussistono tracce negli esoterismi delle varie tradizioni storiche e in particolare nelle loro grammatiche simboliche e mitiche. Storicamente, la genesi del perennialismo può essere ricondotta a tre fattori fondamentali. Il primo è il brulicare di correnti occultiste, teosofiche, di associazioni iniziatiche e di spiritualità sincretiche nell'Europa del secondo 800 e dell'inizio del 900. Questi movimenti, che per molti versi rappresentano la metamorfosi in seno alla modernità positivista ed industriale di precedenti forme di pensiero esoteriche, sono caratterizzati, tra le altre cose, dalla critica del materialismo, dal desiderio di una spiritualità transconfessionale e da uno spiccato interesse per le religioni orientali. Tutti elementi destinati a confluire nel pensiero perennialista. In secondo luogo, è opportuno richiamare qui quella diffusa cultura della crisi che aveva tematizzato il declino dell'Occidente, attribuendolo ora ad una ciclicità della storia, ora all'avvento della società industriale e della conseguente massificazione, ora ad un dilagante razionalismo. Il terzo elemento da tener presente è uno specifico modello mitopoietico ben radicato nella cultura europea, che potremmo definire primordialista, cioè fondato sull'idea di una sapienza arcaica, interreligiosa e trasmessa da un'elite di spiriti illuminati, la prisca teologia. Scaturito in epoca umanista dalla riscoperta della letteratura ermetica, poi riemerso come primitivismo colto e come interesse per la mitologia e per la simbologia comparata nella cultura romantica, questo modello godrà di una nuova fortuna dalla seconda metà dell'Ottocento in poi, con il diffondersi delle correnti occultiste, fornendo l'impianto della mitopoiesi perennialista. È proprio negli ambienti dell'occultismo parigino, frequentato negli anni 1906-1912, che René Guénon intraprende le prime riflessioni sulla decadenza dell'Occidente e intravede l'esistenza di una tradizione immemoriale di saggezza, perduta ma osservabile nel linguaggio universale del simbolismo metafisico. Così, dopo alcune pubblicazioni sul Vedanta e degli scritti polemici contro teosofia e spiritismo, in Oriente ed Occidente, un testo del 1924, e soprattutto nella crisi del mondo moderno
del 1927, Guénon sistematizza la propria critica alla modernità. La lettura guénoniana della storia occidentale è senza appello. Dopo il Medioevo si è prodotto un prodigioso regresso intellettuale causato dall'abbandono della vera metafisica, ossia la conoscenza dei principi universali ed immutabili da realizzarsi attraverso l'intuizione intellettuale. Il trionfo della quantità a scapito della qualità si configura come tratto tipico dell'epoca materialista ed industriale e determina l'età oscura descritta dalla cosmogonia induista. L'umanità, sostiene infatti Guénon, sarebbe giunta alla fine di un grande ciclo cosmico di 64.800 anni, Manvantara, suddiviso in quattro stadi che corrispondono ad altrettante fasi di materializzazione e di allontanamento dal principio. Attualmente si troverebbe nell'ultimo stadio, il cosiddetto Kali Yuga, periodo di ottenebramento nel quale predominano i valori profani e il potere temporale trionfa schiacciando quello spirituale. A quello che gli appare come irreversibile declino dell'Occidente, Guénon contrappone un'alterità irriducibile, la tradizione primordiale, fonte perenne di sapienza spirituale da cui la modernità ormai si è irrimediabilmente allontanata. La tradizione, insiste Guénon, è di origine non umana e dunque rivelata. Nonostante un forte legame con le dottrine del Vedanta e quindi con una metafisica di indirizzo non dualista, fondamentale nel discorso di Guénon la nozione di identità suprema tra anima individuale ed assoluto, tra io e sé, i contorni dottrinali della tradizione primordiale restano tuttavia alquanto sfumati. In questa nozione di tradizione è rilevante l'idea forte, assiomatica e dunque incompatibile con qualsiasi prospettiva empirico-critica di un ordine metafisico e metastorico, radice di tutte le tradizioni contingenti e di cui sarebbero espressione i simboli e i miti delle varie civiltà. Tale assioma consente a Guénon di studiare, in una prospettiva comparata ed interculturale, una costellazione di simboli tradizionali: il centro, la rosa, il Graal, l'asse del mondo, la caverna, il labirinto, rivitalizzando in tal modo l'idea di un simbolismo universale, la cui rigorosa coerenza, del resto, rappresenterebbe la dimostrazione più efficace dell'esistenza della tradizione stessa. Ad un ulteriore livello, l'idea di tradizione primordiale funge a sua volta da matrice mitopoietica, generando una serie di narrazioni ad essa strettamente funzionali. Molto spesso si tratta di miti preesistenti, risemantizzati in accordo con l'idea principale. La prima di queste mitologie secondarie è quella di una primitiva età dell'oro, proiezione sul piano storico di un'originaria pienezza ontologica dell'essere. Collegato a questa nozione affiora il mito della civiltà dell'Iperborei, già presente nell'opera della Blavatsky. Il ciclo cosmico attuale, secondo Guénon, sarebbe infatti iniziato nella regione chiamata Tula, la Thule dei Greci, la quale fu il centro primo e supremo per l'intero Manvantara attuale
Essa, scrive Genon, fu l'isola sacra per eccellenza e la sua posizione, all'origine, era letteralmente polare. Successivamente fiorì la civiltà atlantidea, cui avevano già fatto riferimento nel contesto occultista autori come Saint-Hildavedre e Paul Lecot, che avrebbe rappresentato un tramite tra la originaria tradizione polare da un lato e l'antico Egitto con le civiltà mesoamericane dall'altro. Ma se la sparizione dell'antico continente, riferita da Platone nel Timeo, è per Genon un fatto storico, esso rappresenta al tempo stesso un evento simbolico, una metafora dell'occultamento della tradizione primordiale. In vari articoli pubblicati sulle riviste Regnabit e Le Voiles d'Isis tra il 1926 e il 1935, Genon offre una lettura teorica del mito coerente con i presupposti descritti sopra e basata su due assunti principali. Il primo riguarda la natura del mito. Questo non sarebbe altro che una variante discorsiva del simbolo, il quale, poggiando sui rapporti di analogia occulta che collegano i vari ordini di realtà e possedendo di per sé un carattere sintetico ed intuitivo, è il mezzo più adeguato per l'insegnamento delle verità d'ordine superiore, religiose e metafisiche. Il secondo presupposto concerne l'origine del mito. Per Genon, le mitologie dei popoli antichi non sono affatto il prodotto di una spontanea creazione popolare scaturita, come vorrebbe un pregiudizio moderno, dalla libera fantasia dei poeti. Piuttosto, esse costituiscono, alla stregua di molte produzioni folcloriche, un residuo, a volte degenerato, di antichi insegnamenti religiosi ed iniziatici, espressi in maniera simbolica. Del resto, i vocaboli mito e mistero sono, per Genon, etimologicamente imparentati. Nel folklore si osserva, cioè, la sopravvivenza di elementi tradizionali nel vero senso della parola, per quanto deformati, impoveriti o frammentari possano essere talvolta, derivanti da tradizioni preesistenti. Il popolo, aggiunge Genon, conserva così, senza comprenderli, i frantumi di tradizioni antiche, risalenti a volte anche ad un passato talmente lontano che sarebbe impossibile determinarlo. Esso svolge in tal modo la funzione di una specie di memoria collettiva, più o meno subconscia, il cui contenuto è manifestamente venuto da un'altra parte. Talora sono gli stessi rappresentanti di una civiltà tradizionale, sentendo che la fine del loro ciclo storico si approssima, ad affidare a questa memoria collettiva ciò che altrimenti si perderebbe irrimediabilmente. È così, per esempio, che la leggenda medievale del Graal avrebbe garantito la trasmissione di elementi tradizionali di ordine iniziatico dal druidismo al cristianesimo. Nello specifico, questi elementi sono racchiusi nel significato esoterico del Graal. In quanto coppa che contiene il sangue di Cristo, il Graal è simbolo del cuore, centro dell'essere e custode delle verità superiori, mentre ad un secondo livello esso rappresenta un centro terrestre di sapienza spirituale, espressione ed immagine
della tradizione stessa. Da questa riflessione scaturisce nel 1927 il Re del Mondo, che, riprendendo il mito di Agarti, reso popolare da figure legate alla produzione letteraria di genere occultista come Saint-Hilda Vedre e Ossedonski, afferma l'esistenza di un centro spirituale o di un luogo geometrico, garante dell'ortodossia delle varie tradizioni. L'ermeneutica ghenoniana rielabora, adattandole agli schemi perennialisti, alcune idee filosofiche del simbolo e del mito diffuse in epoca romantica. In particolare, essa mostra notevoli affinità con le teorie di Friedrich Kaiser, nelle quali riecheggia l'interpretazione allegorica di miti antichi tipica del neoplatonismo. Per Kaiser, il mito non è altro che il rivestimento esteriore di un simbolismo originario, riflesso di una rivelazione religiosa antica. Nel corso della storia, il ricordo di questa epifania simbolica originaria si attenua, ma può essere ridestato da chi sappia cogliere, dietro il velo della fabulazione, il senso archetipico riposto. Nel contesto francese vanno citati almeno Antoine Court de Gibelin, Antoine Fabre d'Olivet e il cardinale Jean-Baptiste Pitrat, i cui approcci comparatisti e primordialisti troveranno terreno fertile nella cultura occultista.